Grazie a tutti, c'è la dottoressa Poli in linea telefonica. Provi. Buonasera. Sì, buonasera, noi la sentiamo, dottoressa. Sì. Ecco, buonasera a tutti, la come purtroppo mi influenza non un bel uomo. Mi scuso innanzitutto per non essere presente. Io parlo senza microfono, quindi forse mi sentirà male. Va bene, queste cause di forza maggiore sono purtroppo inevitabili. Niente, sostanzialmente appena finito di parlare il dottor Ciacci, professore Di Capanno, noi avevamo previsto di fare un po' un percorso che passava tra i suggerimenti, le proposte concrete relativi alla raccolta, insomma l'incentivo della differenziata in genere, poi ci sarebbe stata lei. Che ci avrebbe detto concretamente come poi si lavorano questi materiali. Purtroppo lei ha avuto questa difficoltà, a questo punto credo che non so se ci vuole fare un piccolo racconto, un piccolo discorso oppure un semplice saluto, scelga lei, perché se non sta bene, decida lei. Di tutte le tematiche che concorrono a poter recuperare e rimettere in ciclo i materiali provenienti dalle raccolte differenziate è all'attenzione ormai di ricerche, diciamo, che vanno anche al di fuori della comunità europea. Abbiamo avuto assegnato, questo volevo precisare, dalla comunità europea una ricerca ultimamente, proprio 10 giorni fa, SUSCO è il nuovo nome, dove oltre a partecipanti europei si sono aggiunti anche elementi extraeuropei. Parlo di istituti di ricerca, di università, di Taiwan, o l'Università di Ankara, a significare quanto il mondo deve andare in questa strada, perché le risorse naturali sono preziose e il recupero diventa il centro di una nuova economia, che è appunto l'economia sostenibile. E poi ci tenevo a illustrare anche l'ultima sperimentazione che è sfociata adesso in un brevetto di una ditta, di una multinazionale americana, che consentirà di recuperare i pannoloni e i pannolini. Quindi era incentrato il mio intervento più sulle nuove dinamiche che muovono tutto il mondo economico. Certo, sì, certo. Allora, niente, se lei ha finito qua, diciamo così, la lasciamo a questo punto, quindi. La salutiamo. La ringraziamo, dottoressa, allora. Buona serata. Certamente. Grazie a te comunque per l'intervento. Buonasera. Bene, per poco che ha detto è comunque interessante. Poi credo che il centro di riciclo del lago sia per quanto importante, a parer mio questa sera era più un ambito tecnico quello del centro di riciclo del lago. Importante e interessante, ma si sarebbe parlato più di procedure, meccanismi, volume, scusa. Cioè, mentre invece quello che ci ha detto l'assessore, secondo me, è, non so, io non so chi di voi ha fatto la stessa impressione. A me sembrava quasi di sentire una favola, no? Siamo talmente tanto abituati a vedere le cose con i nostri occhi, a vedere l'inefficienza di tanti aspetti che riguardano l'immondizia, che sentir parlare lui sembra quasi che abbia letto, non so, una favoletta per i bambini, a cui si dice: sapete bambini, forse si potrebbe anche fare questo, cioè in un mondo X si faceva questo, no? O si fa questo. E invece è la dimostrazione veramente vivente, concreta, no? Che certe cose si fanno, funzionano, esistono, basta la buona volontà. E non c'è assolutamente un'oncia di politica in questo, perché io non so chi di voi, di qualsiasi posizione politica voi siate singolarmente,
possa dire che c'è qualcosa di non condivisibile in quello che ha detto il dottor Sciacci. Io credo non ci sia un singolo aspetto, un singolo dettaglio. Vai. Come? Non funziona questo? Aspetta. Ora, noi abbiamo una piccola parte video che vi faremo vedere su Federago, perché comunque c'è montato, per renderlo il più breve possibile, portando un'idea di massima di come funziona, della visita che abbiamo fatto noi a Federago. Poi potremo, credo, aprire un dibattito o quantomeno un momento per far domande o cose. Io non so quanti amministratori ci siano, mi è stato segnalato qualcuno, vedo il sindaco di Tolentino che è arrivato, però non so quanti altri ce ne siano. Credo che sia interessante, sindaco di Belforte, grazie di essere intervenuto, è una bella cosa, perché siete pochi, insomma, voi rappresentanti, quindi è per cui credo che da parte dell'amministrazione sia anche interessante, no? Cioè, qui avete una persona che le cose le ha fatte, quindi a differenza mia personale nel merito specifico, che non sono mai passato come tutti di noi, lui di sapere questo non si può fare perché, questo si può fare perché, cioè, senza offesa per la vostra preparazione, ma può essere educativo in un certo senso, no? Andiamo al video. Allora, noi abbiamo un'autorizzazione che ci permette di lavorare, che non ci consente di lavorare l'organico, quindi l'umido, il verde e i rifiuti pericolosi. Okay. Quindi ci muoviamo in secco. Noi lavoriamo rifiuti da raccolta differenziata, ok? Non roba a caso, ma roba che viene da una raccolta differenziata sia domestica che industriale. Questa è la materia prima, questa, sì. Questa è già differenziata. Non è che possiamo ricevere tutto. Certo. Possiamo ricevere certe tipologie di materiali e le vediamo da qua. Pesatura, scarico in questa zona qua, il materiale viene caricato sulle linee. Le linee non sono altro che selezioni. Come? Linee di selezione. Linee di selezione, è assolutamente manuale. Ci abbiamo anche noi. L'unica roba di automatica sono le calamite per rimuovere il ferro e l'alluminio. È bello lì, ok? Buongiorno. E poi ci sono tante macchine, tipo quella là che cammina, che hanno delle braccia per tirar via. È una selezione. È una selezione positiva. Quindi anche questo seccava il bon, si tira via ciò che è. Ogni postazione deve valorizzare una tipologia di manufatto o materiale, ok? Perché in questo tipo di selezione conta sia la tipologia di plastica sia la tipologia di manufatto. Quindi cassette, nylon, bottiglie divise anche per colore, sì. Ok? Ogni postazione. Non è solo bustiere. Allora, l'alluminio, l'acciaio e il vetro non li vediamo perché sono di là. Sì. Vediamo però la parte della plastica, ok? Che è anche quella che ha, a parte l'alluminio, che ha, si parla anche nei periodi buoni del mercato, anche dei 500 euro tonnellata. Tanto. Però è poco. Okay. Cioè ce n'è poco come quantità, dice. Ce n'è poco come quantità, quello che c'è pesa anche poco. C'è tutta la parte di imballaggi in plastica, quindi abbiamo le bottiglie in PET divise per colore, noi facciamo tutto a mano, sì. E le cassette, i flaconi e poi i cosiddetti scarti, il film nylon qua dietro, in fondo di là ci sono le taniche, gli scarti che sono tutta quella parte di materiali che vanno bene in quel tipo di raccolta ma che non sono valorizzabili in un monoprodotto tipo le bottiglie trasparenti, per dire. Non possono quindi essere vendute subito? No, non è che non possono essere vendute subito. Non sono, prima di tutto, catalogabili, non so, solo vasetti, okay. Solo vaschette, eccetera. Perché c'è un misto di tutto con un residuo di sporcamento magari non trascurabile. E questo lo vediamo dopo. Concludiamo questo ragionamento qua. Qua c'è il mercato. Okay. Quindi questo è il materiale che poi si vende, non lo vendiamo noi direttamente perché non è nostro, noi
facciamo un controlavorazione, certo. Quindi il consorzio statale ci paga nel momento in cui consegniamo il materiale lavorato e lo consegniamo a chi fa il recupero del PET piuttosto che del PP, eccetera. Col PET, per dirne una, va a alimentare per l'80% l'industria del filato sintetico. Tutto il pile è fatto con bottiglie del PET riciclato. Femmine è plasmix, plastiche miste, plastiche eterogenee, sia per tipo di manufatto sia per tipo di plastica. Siamo oltre il 95% di poliolefine, quindi di EPP. Un paradosso. Allora, il vasetto dello yogurt è fatto in polifilolo. Il bicchiere di plastica non è polistirolo, quello. Polistirolo no. Non espanso. Sì, sì, è polistirolo. Sì. Il bicchiere di plastica è fatto in polistirolo, identico. Uno è imballaggio, uno no. Uno va nel secco, uno va nel secco e uno va nell'imballaggio. È una questione delle definizioni. Ok. De qua non si ragiona più per tipologia di manufatto, si ragiona per tipologia di plastica. Ok, ci sono dei materiali che sono trattabili e dei materiali che non sono trattabili in questa linea qua. Il PET qua non è trattabile. Perché? Perché le temperature in cui lavora sto impianto qua, il PET passa e se ne sbatte. Ok? Qua siamo sui 180-190 gradi, il PET inizia a risentire la temperatura sopra i 220. Ma il PET cos'è? Bottiglie. Le bottiglie hanno mercato. Ecco perché conviene tirarle via tutte. Ok. Allora qua cosa facciamo? Non facciamo nient'altro che riaprire le balle, fare un mescolone. Quindi avremo le tipologie di plastiche miste che abbiamo visto di là, più una parte dei rifiuti provenienti dalle nostre selezioni industriali, quindi da altri rifiuti. Tutto a matrice oltre il 98% di plastica. La normativa richiede oltre l'84%. Caricate, controllate nuovamente, perché ci può essere sempre qualcosa che non è recuperabile, perché ha più valore, cioè pezzo di legno, qua non c'entra niente. Qui comunque c'è un'altra selezione. C'è un altro controllo interiore. Manuale. C'è un altro controllo manuale e automatico con delle calamite. Quindi ci stanno i metalli. No, Michele. Allora va in questo apparecchio qua, che è un estrusore. Ok, l'estrusore estrude, quindi con un trattamento meccanico densifica il materiale e lo fa uscire sotto forma di questo viene raffreddato ad aria, entra nel granulatore finale ed esce. Una varia pezzatura. Una varia pezzatura. Noi vendiamo soprattutto una pezzatura. Vendiamo. Sabbia sintetica. Questa è quella che noi chiamiamo sabbia sintetica. Niente. Ok. Questa è sabbia sintetica. Okay. Vedete, ci sono delle presenze del materiale che non si è estruso, ma dovuto più che altro a PET, ma nelle applicazioni che viene usato non crea problemi. Qua sotto invece abbiamo una specie di showroom con tutto quello che, con una parte di quello che si riesce a fare, perché poi il resto è fuori. Allora, dalle robe più semplici, tipo le sedie. Qua ne abbiamo messo in modo da vedere le fasi di allestimento. Una roba importante è anche la tipologia di allestimento che si fa, perché questo materiale qua che abbiamo prodotto è reinseribile completamente in questo processo qua, quindi un manufatto lo ributto qua, lo rimacino, lo rigranulo e ricomincia da capo. Ecco, questo è il fattore più importante. Il fatto che un qualcosa sia anche facilmente smontabile ha la sua importanza. Certo. Faccio vedere un'altra due o tre cose. Proprio perché si chiama sabbia sintetica? Perché l'applicazione iniziale che si era pensata era l'edilizia. Dopo ci si è accorti che forse l'industria plastica, con la crisi del petrolio, eccetera, aveva bisogno del materiale un po' più basso. E diciamo, è più facile adattare l'impianto delle materie plastiche
a un materiale nuovo piuttosto che uno che fa cementi, perché sostituire la sabbia naturale con questa, visto che i dosatori vanno tutti a peso, passare da 1400 km3 a 400. Questo è un altro progetto europeo, il massetto alleggerito, quindi plastica e cemento. Questo è un progetto che è appena partito, quindi siamo in collaborazione con degli studi che effettuano anche analisi di fonoassorbenza, termoisolamento, eccetera. Questo avete idea di cosa può essere? Che è un coso di un aspiratore, no? Scopa. È il reggisettole di una scopa. Mm. Lo fa una ditta da Reggio Emilia, adesso l'hanno testato il materiale. Questo è fatto con il loro materiale rigenerato, con un tipo polipropilene. Questo è fatto con il nostro, quindi... assolutamente identico. Beh, verde è anche più bella. Mattone? E quindi se è un lavoro che partirà, questo è un materiale certificato ICEA, quindi per gli acquisti verdi. Questi sono materiali autobloccanti fatti con un 30% di sabbia sintetica al posto della sabbia naturale. Okay. È tagliata. E la ditta che lo commercializza. È leggerissimo. No, non si apprezza la leggerezza. C'è il 30%, non c'è tutta. Perché alla fine quello che pesa di più è il cemento. Certo, certo. E la ditta è Ogle, ok? Questo è il sito. Qua dentro troverete anche, se volete ordinare dei materiali, qua c'è tutto il listino. Se... questo non so se conoscete. Venezia, le bricole di Venezia. Okay. Venezia ha circa 3.000-3.500 pali che servono sia come attracco che come delimitazione delle corsie. Okay. E i primi pali in plastica sono stati messi giù circa 18-20 anni fa e sono ancora integri. Pali in legno vanno sostituiti da medio ogni 2 anni. Quindi la lobby dei legni... lo scarica si porta qualche altra parte. No, allora, non è vero, non è vero, beh, che, non è vero che in provincia di Treviso non ci sono discariche, però la provincia di Treviso ha deciso che non si apriranno più discariche. Quindi i siti che sono allestiti andranno a completamento, basta. Basta, poi non ci saranno più discariche. Noi da qua per andare in discarica, cioè, il comodo è andare in Emilia, dove le discariche vengono come i funghi. Ma di fatto quello che esce da qui... Ah, poi una cosa volevo chiedere, questo pure è importante. L'impianto per recuperare la cellulosa dei pannolini, è possibile, è stato fatto? Aspetta, partirà qui da noi probabilmente con la primavera, spero. Ah, perché siamo quindi avete pure partner tecnologico della Fate Italia e della Pampers praticamente. Sì. E negli Stati Uniti siamo già andati 2 o 3 volte. Stiamo studiando i macchinari, verranno montati qui per un impianto pilota autorizzato dalla regione, quindi sempre con lo stesso politica, in cui si proverà a fare una sterilizzazione dei pannolini, una separazione a caldo, da quello che ho capito, della parte di cellulosa rispetto alla parte al supporto plastica. La parte plastica va a solita lavorazione, quindi la parte di cellulosa è vegetale, quindi compostabile. Ok, quindi il pannolino, diciamo, il non plus ultra del non recuperabile, sarà un oggetto qualsiasi che può essere. Ma cellulosa potrebbe anche andare per le carte.